S come Salerno. Appuntamento settimanale di approfondimento e riflessione con il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Buongiorno, ben ritrovati cari amici, come sempre al giovedì a quest'ora insieme a noi c'è il sindaco di Salerno, viceministro Vincenzo De Luca, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, ieri sera dal suo profilo Facebook c'è stato questo annuncio che per tutti gli appassionati di teatro, di cultura, di arte è stato veramente un grande traguardo, il Teatro Verdi di Salerno, ma in realtà lei la chicca ce l'aveva data perché ci stava lavorando sopra, è stato inserito nell'elenco dei teatri di tradizione. Intanto le chiedo questo che cosa significa, che cosa significherà e per il teatro e per la città di Salerno. Ma veramente il Teatro Verdi entra nella storia con questa decisione, ci abbiamo lavorato per mesi, in particolare negli ultimi mesi, diciamo anche a Roma, per avere l'inserimento del nostro teatro fra i teatri di tradizione, il che significa che il Teatro Verdi viene parificato alla Scala di Milano, al Teatro San Carlo di Napoli, la Fenice, i più grandi teatri italiani. È veramente un motivo di onore per la nostra città ed è un risultato storico. Vorrei chiarire bene che cosa significa. Questo è un motivo non solo di prestigio e di credibilità del Teatro Verdi, ma significa che il nostro teatro potrà partecipare alla utilizzazione di risorse del FUS, del Fondo Unico per lo Spettacolo, che riguarda la lirica e i teatri di tradizione, cioè i teatri di eccellenza. Quindi entrare nell'ambito dei teatri di tradizione significa avere il riconoscimento che il nostro teatro è un teatro di eccellenza fra i primi 10 teatri d'Italia e significa dal punto di vista finanziario poter contare con relativa certezza anche su finanziamenti nazionali che fino ad oggi non abbiamo avuto. È un risultato straordinario che dà prestigio, dà onore alla nostra città e premia il lavoro di anni e anni. Io voglio solo ricordare che quando abbiamo cominciato il lavoro con la nostra amministrazione, il Teatro Verdi era occupato più o meno abusivamente, abbiamo dovuto sgombrare dal Teatro Verdi qualche famiglia, non c'era programmazione, non c'era niente di niente, c'era soltanto il container dell'ATAC, si chiamava allora, sì, a fianco al Teatro Verdi come biglietteria, due container e un pullman scassato nel quale si distribuivano i biglietti, una vergogna per la nostra città che abbiamo tollerato per anni ed anni. Siamo passati da quella situazione di degrado e di nullità culturale della città ad una situazione di oggi che vede la nostra città con il suo teatro entrare fra le realtà di assoluta eccellenza del panorama culturale del nostro paese. C'è veramente da essere fieri di Salerno e voglio ringraziare i tanti che lavorano nel Teatro Verdi e ricordare sempre che Teatro Verdi significa non solo produzione culturale, ma significa più di 200 posti di lavoro, gli orchestrali, i maestri, gli addetti alle scenografie, le sarte, cioè tutti quelli che lavorano per mantenere in piedi la nostra programmazione. Sì. Stiamo lavorando per andare con le nostre produzioni in Cina l'anno prossimo, siamo già andati in altri paesi d'Europa, davvero abbiamo aperto un altro capitolo che deve inorgoglire tutti i cittadini salernitani. Questo significa che già c'è un'idea su, non so, qualcosa di concreto da fare subito al Teatro Verdi, anche approfittando del FUS, come lei diceva. Noi abbiamo mandato al Ministero tutto il lavoro di questi anni. Cioè io ho mandato la documentazione sulla programmazione del Teatro Verdi in questi anni per dimostrare che siamo fra i primi teatri d'Italia per la qualità della sua progettazione e delle sue produzioni. Ovviamente se non lavoravo da Roma per arrivare a questo risultato avremmo perso altri 30 anni, tanto per essere chiari, un po' come la metropolitana, quindi almeno per quello che riguarda Salerno abbiamo utilizzato qualche mia funzione a Roma per risolvere problemi in un quadro di assoluta e doverosa legittimità, non ci fanno nessun regalo, sì, semplicemente sì. Difendiamo i nostri diritti perché siamo oggi fra i primi 4-5 teatri lirici d'Italia per la qualità della programmazione, come sanno tutti quanti. Torniamo alle cose che sono già lì per essere proprio operative. Oggi il 24 ottobre, tra una settimana più o meno insomma esatta, cioè venerdì prossimo, 1 novembre, si accendono le luci. Devo dirle questa cosa molto curiosa che mi è capitata stamattina venendo in redazione, ho visto
visto una lunghissima carovana di camion pieni di palle, che sono quelle che vengono normalmente messe allestite sul corso Vittorio Emanuele, ma mi ha fatto sorridere perché pensavo, insomma, vedi che lavoro che c'è dietro, perché c'era una lunghissima carovana di camion, di gru, di persone, insomma, che camminavano, e quindi ho pensato, si lavora freneticamente visto che fra una settimana bisogna accenderle. E poi arriva la metropolitana. Il 4 novembre c'è stata una riunione, credo un paio di giorni fa o addirittura ieri, per affidare la gestione all'interno delle stazioni. Insomma, facciamo anche il punto su questo. Allora, noi presentiamo domani una conferenza stampa l'avvio della metropolitana. La metropolitana comincia a entrare in esercizio il 4, credo sia lunedì. Quindi noi presenteremo la conferenza stampa, il quadro degli orari, poi davanti a tutte le stazioni ci saranno ovviamente i manifesti che informano i cittadini sugli orari di partenza dalla stazione centrale, di arrivo alla Rechi, e poi daremo un'informazione anche sulle coincidenze, cioè chi arriva alla stazione centrale troverà le coincidenze per la Valle dell'Irno, per l'Agro Sarnese-Nocerino, per Cava, insomma il percorso e gli orari della metropolitana sono sincronizzati con gli altri treni che raggiungono il resto della regione, il resto d'Italia, questo per rendere fruibile la metropolitana anche per i pendolari. Dopodiché anche questa è una svolta storica per la nostra città. Veniamo da settimane di polemiche idiote, soprattutto in relazione alla mia vicenda nazionale. Quante stupidaggini ho dovuto ascoltare, quante stupidaggini, quante infamie. Bene, nonostante tutto, dovendo fare la fatica di chiarire a qualche settore di opinione pubblica che magari non viene confuso, che noi ci muoviamo come sempre nel pieno della legittimità di tutti gli atti. Intanto, fra una chiacchiera e l'altra, noi stiamo cambiando la storia della nostra città. E quindi 4 novembre parte la metropolitana di Salerno e poi dovremo combattere per estenderla verso l'università e verso l'aeroporto. Questo evento è eccezionale anche perché si lega ovviamente a Lucida Artista. Lucida Artista era partito come un evento così 10-15 anni fa, quando io ho cercato di gemellare Salerno con Torino. Lucida Artista era partita come evento spettacolare nella città di Torino. A Torino però si esponevano poche opere, 4-5 di artisti, e alcune erano molto belle, altre avevano un po' dimensione un po' intellettualistica, diciamo poco vicina alla grande sensibilità popolare. Noi abbiamo preso quell'evento, lo abbiamo completamente trasformato, le nostre produzioni sono diventate tipiche della nostra città, questo è diventato oggi l'evento turistico più importante d'Italia. Io sfido chiunque a individuare un evento che nell'arco di 2 mesi e mezzo sposti 2,5 milioni di visitatori e di turisti. Io insisto sempre su questo è un investimento che serve a salvare il commercio, gli alberghi, i ristoranti, i bed and breakfast della nostra città. Ho incontrato in un'iniziativa che ho fatto a Pompei la scorsa settimana un signore che mi ha fermato e mi ha detto: guardi, io sono di Napoli, mio figlio ha fatto un investimento a Porta Nova a Salerno. E che ha fatto suo figlio? Ha aperto un bed and breakfast, ma lo sa che lui ha le prenotazioni fino a tutto il 2014, però, cioè ormai c'è una rete davanti al comune, sulla Santa Lucia, qui c'è un altro bed and breakfast, cose limitate ma ormai gremite di visitatori, di turisti, è tutta un'economia che abbiamo salvato. Ho visto alla rotonda un po' la scenografia che stiamo preparando, poi vi faremo una conferenza stampa, non vi voglio anticipare, ma vedete che è una cosa floreale. I curiosi stanno lì fissi, devo dire. Ancora un terzo della composizione lì, della scenografia. Diventerà un'opera simbolo che girerà come immagine di gentilezza e di bellezza per tutta Italia e diventerà, come dire, un messaggio promozionale per la nostra città. Veramente sarà uno splendore. Sindaco, aspettando naturalmente di avere queste notizie e sulla metropolitana domani e sul Lucida Artista, però la città in queste ultime giornate comunque è piena di eventi. Oggi per esempio c'è l'esercitazione della protezione civile per il rischio tsunami. Insomma, qualcuno ha detto: ma perché c'è qualche dubbio che ci sia un maremoto nelle prossime ore? Quindi vabbè, noi su questa cosa naturalmente scherziamo e stigmatizziamo, non è assolutamente vero, bisogna essere però preparati. Ma c'è anche questo fine settimana invece un grande convegno nazionale che riguarda l'urbanistica. Ora, la città di Salerno negli ultimi anni veramente può piacere o non può piacere, perché siamo anche chiari, magari a qualcuno potrà anche non piacere, però ha veramente cambiato il proprio volto. Beh,
Guardi, in questo momento Salerno, in questo momento, cioè in questa settimana, no, prendiamo solo questa settimana, Salerno è la città più viva d'Italia. In questo momento abbiamo in corso tre eventi. C'è innanzitutto al Teatro Verdi e al San Nicola l'incontro con i ricercatori americani dell'Università di Harvard. Parliamo della prima università del mondo, che hanno investito a Salerno 4-5 milioni di euro per l'acquisto di laboratori scientifici per avviare una linea di ricerca sui disturbi alimentari. Sì. E si sta svolgendo questo primo convegno di tre giorni, sono arrivati i ricercatori e i docenti dell'Università di Harvard e i ricercatori del Mass General Hospital di Boston. Veramente siamo sui livelli di eccellenza mondiale nella ricerca. Parte un centro di ricerca Ebris che rinnova la tradizione della scuola medica salernitana, che colloca Salerno al vertice mondiale della ricerca nel campo dei disturbi alimentari. Devo aggiungere altro: credo che una persona di cultura media si renda conto del valore storico di questa iniziativa che parte nella nostra città. Ho visto la mostra dell'urbanistica e lì ci sono le fotografie di com'era il convento San Nicola nel centro storico alto. Se ne stava cadendo a pezzi, abbiamo recuperato il San Nicola, il San Lorenzo, abbiamo collocato lì i laboratori della scuola medica, un miracolo, veramente un miracolo. Allora, primo evento è questo, secondo il congresso nazionale dell'INU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, cioè gli urbanisti d'Italia hanno deciso di celebrare a Salerno il loro 28° congresso. È un gesto di rispetto per la città e di apprezzamento per il lavoro di trasformazione urbana della città che non ha paragone con nessun'altra realtà d'Italia. Anche questo ci deve inorgoglire, altro che piccole polemiche, piccole beghe. Quando arrivano urbanisti, ingegneri, architetti da tutta Italia, rimangono con gli occhi sbarrati di fronte al quadro di interventi e di trasformazioni che ha investito la nostra città. Con tutti i ritardi che ci sono stati, ovviamente, problemi in qualche cantiere, ma insomma, con un po' di fatica, ma stiamo chiudendo un programma gigantesco, che è il più vasto che abbia conosciuto Salerno in tutta la sua storia. E poi c'è stato questo evento della esercitazione della protezione civile, è un evento di livello europeo, partecipano altri 6 paesi d'Europa. Sì. Quando me ne ha parlato il responsabile della protezione civile Gabrielli alcuni mesi fa a Roma, mi venne a trovare e insomma mi avanzò l'idea di fare base a Salerno per questa esercitazione, che mobilita un migliaio di persone, sì, deve ospitare delegazioni straniere, e quindi ho dato la mia disponibilità, ci siamo impegnati al massimo. Da cosa nasce questa esercitazione? Sono state fatte molte esercitazioni relative a possibili eventi sismici, terremoti, non si era fatta un'esercitazione relativa a possibili eventi di maremoti. Il maremoto può venire se c'è un vulcano marino, un vulcano... Sì, sì. Come dire, sott'acqua, che tu non vedi, che magari determina un'onda lunga, determina un maremoto. In questo caso si parte da una situazione che noi abbiamo di fronte al Cilento. Ci sono c'è una piccola rete di vulcani, credo a 3.000 metri di profondità, più o meno, può determinare qualche problema. Se avviene una frana a 3.000 metri di profondità tu non la vedi, però questa determina un'onda di maremoto. Allora, non è che abbiamo segnali di pericolo, per carità, però intanto prepariamoci, creiamo un'organizzazione, cioè attrezziamoci in maniera tale da rendere, come dire, fluidi i rapporti fra le varie autorità competenti, le varie istituzioni, facciamo una prova di sgombero rapido della scuola Matteo Mari che si trasferisce a Torrione nell'area dell'azienda del gas, cioè sono cose che servono a preparare l'organizzazione in caso di eventi particolari. Vorrei per chiudere solo chiederle un suo parere, perché oggi è il 24 ottobre, il 25 ottobre del 1954, visto che parliamo di protezione civile, ci fu la tragedia, l'alluvione che insomma costò la vita a diverse centinaia di persone nella zona famosa del Fusandola, ma la zona anche, diciamo, della zona antica della città di Salerno. Ieri il prefetto Gabrielli ha detto: adesso basta, perché i nostri territori sono veramente fragili, è necessario avere un'attenzione in più. Anche lei ha parlato della necessità di non fare più tagli, insomma, oggi come oggi, che cosa si sente di dire anche ai cittadini che magari vivono in quella zona o che comunque domani ricorderanno magari anche persone della propria famiglia scomparse? Ma noi abbiamo fatto veramente tutto quello che era necessario e utile per evitare questi problemi.
Devo dire che noi abbiamo fatto per anni lavori di sistemazione delle aste fluviali. A Salerno vi sono un sacco di torrenti, sì. C'è non solo il Fusandola, il Rafastiglia, il Marziello, torrenti da tutte le parti. Noi abbiamo fatto un lavoro che non si è visto, sono cose che non sono molto appariscenti, ma abbiamo ripulito le aste fluviali di tutti i torrenti che abbiamo nella nostra città. Io faccio appello ovviamente alla gente perché non butti poi materiale ingombrante sui letti e sui greti dei torrenti, perché questo rischia di determinare davvero problemi seri. Devo dire che in questo momento l'area più ripulita è proprio quella del Fusandola. Voi sapete che si è aperto il cantiere di Porta Ovest? Sì. Riguarda quell'area e devo dire che l'impresa ha cominciato a fare un lavoro di ripulitura nell'alveo del torrente che è eccezionale. Quindi anche quel cantiere si tradurrà in un aumento della messa in sicurezza e della tranquillità per tutta la zona. Lo stesso torrente Fusandola, nell'ambito del progetto di Piazza della Libertà del Crescent, è stato irregimentato. La situazione di pericolo c'era prima perché non c'erano neanche le sponde del torrente Fusandola. Quindi con questo anche tranquillizziamo tutte le persone che magari guardano con un minimo di perplessità proprio al cantiere di Porta Ovest, chissà, insomma, pensando che cosa possa accadere. Sindaco, noi come sempre ci ritroviamo giovedì prossimo a quest'ora, saremo lì, insomma, essendo giovedì prossimo, se non erro, il 31 ottobre, quindi avremo... Siamo alla vigilia. Tante belle cose, ci saranno tante belle cose su cui riflettere e parlare. Ci saranno anche la sera del venerdì primo, sì, credo una trentina di buyers, di operatori turistici che verranno a Salerno per rendersi conto di persona e vendere i pacchetti turistici, ed è un altro segno veramente di sviluppo eccezionale del turismo salernitano. Appuntamento da giovedì prossimo, grazie al sindaco di Salerno, viceministro De Luca, buon fine settimana. Grazie a lei e agli ascoltatori.